alla realizzazione in Toscana di un centro di permanenza per il rimpatrio dei migranti. Si è espresso così, a maggioranza, il Consiglio regionale della Toscana, che ha approvato la mozione del Partito Democratico. Il 15% delle acque interne saranno date in concessione alle associazioni di pescatori per le attività di pesca dilettantistica. 10 spettacoli in cartellone per la nuova stagione del Teatro Niccolini di San Casciano in Val di Pesa, curata da Fondazione Toscana Spettacolo. Migranti, no ad un CPR in Toscana. No alla realizzazione in Toscana di un CPR, centro di permanenza per il rimpatrio dei migranti. Si è espresso così, a maggioranza, il Consiglio regionale della Toscana, che ha discusso e votato in aula 3 mozioni sull'argomento. Approvata a maggioranza quella del Partito Democratico, che impegna la Giunta a manifestare in ogni sede utile la ferma contrarietà ad ogni ipotesi di CPR sul territorio regionale e a proseguire con il processo di redistribuzione degli ospiti sulla base del modello della rete di accoglienza diffusa. 24 i voti a favore raccolti, PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, 12 i voti contrari di Lega e Fratelli d'Italia. Respinta invece la mozione presentata da Fratelli d'Italia in merito all'adesione della Regione Toscana all'intesa nazionale sui migranti, in modo da riprendere il dialogo con il governo e le altre regioni sul fenomeno migratorio. Respinta anche la mozione della Lega, che sosteneva la necessità di collaborare con il governo Meloni e istituire anche in Toscana un centro di permanenza per il rimpatrio dei migranti. Noi stiamo assistendo al fallimento della politica migratoria e della gestione dell'immigrazione da parte di questo governo. Gli sbarchi sono più che raddoppiati in questo anno rispetto agli anni precedenti e il fenomeno viene affrontato con una gestione che ha poco dell'umano e che non può essere trattato ad esempio con i CPR, che si rivelano delle strutture che erano nate per essere strutture di accoglienza dove le persone potevano stare al massimo 30 giorni e che invece ora, in base all'ultimo decreto, possono accogliere questi migranti e addirittura per 18 mesi. E dal dibattito che ne è scaturito abbiamo, come dire, anche compreso qual è la concezione che la destra ha dei CPR, cioè vale a dire un surrogato delle carceri, ma non è questo, cioè le persone che delinquono in Italia, di qualsiasi nazionalità siano, devono andare in carcere, ma chi non ha i requisiti e chi non ha commesso reati non può stare fino a 18 mesi in dei luoghi che si rivelano dei luoghi di detenzione, spesso anche gestiti in qualche modo da personale che non è sufficientemente specializzato. Sul tema del CPR ormai ne parliamo da mesi, ancora una volta il Partito Democratico in Regione Toscana sceglie di non assumersi la responsabilità, appunto di scegliere di dare una risposta a tutti quei cittadini che oggi percepiscono il tema dell'immigrazione come un tema che si lega indissolubilmente anche al tema della sicurezza. Avevamo proposto che ci fosse un impegno formale dal Consiglio regionale fino alla Giunta a sottoscrivere gli accordi con il Governo nazionale che appunto aprissero la possibilità alla Toscana di avere anche delle risorse da appunto investire sul tema immigrazione, a prescindere dalla questione CPR o meno. Sappiamo tutti che i numeri sono numeri difficili da sostenere, sono numeri che non possono essere compatibili con il sistema dell'accoglienza diffusa. Il tema è talmente serio che oggi comincia, diciamo, ad essere impellente scegliere anche di fare il CPR. Purtroppo la Toscana ancora una volta si pone a blocco contro il governo nazionale, lo fa per un pregiudizio esclusivamente ideologico, non rendendosi conto che questo approccio in realtà non è distante anni luce rispetto a quella che è la percezione del tema che hanno i cittadini. Questa è la dimostrazione concreta del fallimento che il centrodestra sta facendo sulla questione che riguarda l'immigrazione. Ha fatto tutto l'opposto di quello che aveva promesso, gli sbarchi sono aumentati, il tema dell'immigrazione sta travolgendo il nostro paese e non si stanno trovando delle risposte cogenti e puntuali per risolvere questa questione. Il modello che abbiamo in mente noi è quello dell'accoglienza diffusa, provare a diffondere sul territorio la forma di accoglienza, ma bisogna anche limitare gli accessi e questa è una risposta che serve da parte del governo e questo sta mancando. Evidentemente non si può poi trovare la scorciatoia di andare a creare
creare una sorta di lager in Toscana, laddove concentrare un numero indiscriminato, diciamo, di persone che vengono accolte, giustamente salvate nei mari, ma questa non è una risposta, serve fare un'azione di governo che sta mancando oggettivamente. Questi centri sono importanti, non per risolvere chiaramente il problema in generale dell'immigrazione, che è molto complesso. Il governo tra l'altro sta lavorando assiduamente anche con i governi del Marocco e della Tunisia, che sono i primi flussi che abbiamo anche nelle nostre carceri. In Toscana ci sono 1300 detenuti e principalmente provengono da questi due stati. Quindi c'è un impegno del governo a largo raggio su tanti decreti sicurezza per risolvere una problematica molto complessa e importante. Però al tempo stesso c'è anche un no ideologico da parte di chi amministra la nostra regione, ma sicuramente quando vinceremo noi la regione Toscana un CPR ci sarà. La regione fa bene a ostacolare la costruzione di questi CPR, perché noi siamo contro la detenzione amministrativa. Non si capisce per quale motivo una persona che non ha commesso nessun reato debba essere tenuta ferma fino a due anni in un centro dove non può uscire, dove viene privata delle proprie libertà personali, in attesa di che cosa? Ecco, noi siamo fortemente contrari, crediamo che la reclusione delle persone debba avvenire solo dopo che qualcuno ha commesso un reato e sia stato giudicato da un tribunale. Pesca sportiva, Fiumi in concessione per il 15%. Dare il 15% delle acque interne in concessione alle associazioni di pescatori per le attività di pesca dilettantistica. Lo prevede la legge che interviene sulla gestione delle risorse ittiche e sulla regolamentazione della pesca nelle acque interne, che è stata approvata a maggioranza dall'Aula dopo un acceso dibattito ed una sospensione per mancanza del numero legale. L'atto si propone di assicurare un miglior presidio dei fiumi di interesse per la pesca in relazione alla tutela della fauna ittica e alla promozione della stessa attività di pesca. In base alle nuove previsioni, la concessione sarà rilasciata a titolo gratuito per una durata non superiore a 10 anni, previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza. La durata della concessione, gli obblighi del concessionario e le modalità di pesca consentite sono fissati nel disciplinare di concessione, che riguarderà gli aspetti legati all'attività di pesca sportiva, senza investire le competenze del demanio idrico. Le associazioni concessionarie potranno chiedere agli utenti, a titolo di contributo alle spese gestionali, la tessera associativa ed un tesserino autorizzativo, dal cui pagamento saranno esentati i minori di 12 anni, le persone con disabilità e gli ultrasettantenni. La legge vigente già esaltava una grande collaborazione con le associazioni sportive di pesca dilettantistica. Noi abbiamo voluto fare un passo avanti proponendo la possibilità alle associazioni di poter avere in concessione dei tratti di torrenti o fiumi per valorizzarli al meglio, attrezzandoli, facendo in modo che siano popolati da fauna autoctona e anche, diciamo, in modo tale che diventino anche veri e propri punti di attrazione turistica. E in questo modo cercheremo, attraverso un emendamento che è stato approvato in commissione e che abbiamo concordato anche con le associazioni di pescatori, intanto delimitato il margine da un 100%, l'abbiamo portato al 15%, quindi i tratti in Toscana in via sperimentale saranno il 15% del totale. Saranno, diciamo così, interessati da un bando che sarà gestito dagli uffici della Giunta e che avrà un titolo gratuito, ma impegnerà, diciamo, le associazioni dilettantistiche della pesca ad apportare, diciamo, attraverso un progetto vero e proprio di valorizzazione del valore aggiunto in questi tratti. La valutazione sulla legge sulla pesca credo che si possa tranquillamente sintetizzare con una parola: disastro. Credo che sia una legge fatta ad hoc per una promessa mantenuta dall'assessore Saccardi e dal presidente Gianni, e non lo dico io, lo dicono delle loro dichiarazioni in una conferenza stampa di circa un anno fa, dove dicevano promessa mantenuta ad una singola associazione. Tutte le associazioni, le altre associazioni di pesca sono indignate. È veramente una cosa impensabile che chi fa pesca, un'attività sportiva, una passione, debba pagare il tesserino, più debba pagare a un'associazione la possibilità di poter pescare in un tratto di fiume.
Non è pensabile che si dica, come loro hanno provato a dire, i fiumi saranno così controllati e puliti, perché non si parla di diciamo collocazione di un fiume intero, ma di piccoli tratti, quindi il fiume sarà comunque nelle altre parti non preso in considerazione dalle associazioni, sarà comunque tenuto male, come purtroppo lo è, ne sono tutt'oggi tutti i fiumi della Toscana, e quindi non si risolverà nel problema di rischio idrogeologico, non si risolveranno i problemi ambientali, quindi non ci possiamo attaccare a questo. Il PD ha fatto molta confusione, ci sono alcune associazioni nazionali che sono tendenzialmente favorevoli rispetto a questa proposta, altre più locali che invece temono una privatizzazione dei corsi d'acqua. Alla fine, nel dubbio, il PD ha presentato un emendamento che restringe al 15% il totale delle acque interne che si possono concedere in uso alle associazioni, ma non si è capito dove vengano individuate né con quali criteri, per cui può essere che in una provincia tutte le acque o la gran parte delle acque cadano in concessione e automaticamente tutte le altre no. Quindi avevamo posto queste e altre questioni, anche legate per esempio alle necessità di iscriversi ad un'associazione per andare a esercitare la pesca, magari un'associazione che esprime indirizzi ideali che un soggetto non condivide, pertanto non abbiamo ritenuto, diciamo, di esprimere un voto, perché ci sembrava doveroso tornare in commissione e chiarire questi punti, perché l'esercizio della pesca è regolamentato ad oggi per legge, si può anche capire la volontà di migliorare, perché poi c'è un problema di fauna ittica e di conservazione del patrimonio ambientale e autoctono rispetto a specie che vengono dall'esterno, ma naturalmente questo va fatto rispettando i diritti di tutti. Una valutazione positiva, che è uno scatto in avanti, una proposta, un impegno assunto e preso e mantenuto, che consente alle associazioni di poter gestire, dietro una concessione che appunto la Regione può concedere, delle acque interne per un uso dilettantistico della pesca. Quindi le associazioni avranno una opportunità nuova dentro dei limiti previsti dalla normativa, che consentirà loro di autodeterminarsi e soprattutto di svolgere un'attività controllata nel contempo, diciamo, dentro i limiti che appunto la stessa legge prevede. Quindi una cosa positiva che non limita, diciamo, l'iniziativa singola, ma che tutela anche le forme associative che a loro volta promuovono l'attività della pesca dilettantistica. La stagione del Teatro Niccolini di San Casciano Val di Pesa si apre mercoledì 1 novembre con Fast alle Windows con Alessandro Benvenuti, per la regia di Ugo Chiti, la 27esima edizione del Teatro Comunale Niccolini di San Casciano in Val di Pesa. Saranno 10 i titoli in un cartellone ricco che si chiuderà il 4 aprile del 2024. Molte prime nazionali, con i debutti delle compagnie residenti di teatro e danza, in un cartellone curato da Fondazione Toscana Spettacolo, costellato da grandi nomi della drammaturgia contemporanea. In programma anche riletture di classici della letteratura e del teatro, nuova drammaturgia, proposte delle compagnie residenti, teatro sociale, eventi speciali e rassegne. È una stagione straordinaria, una stagione mista, una stagione variegata che risponde alle richieste del pubblico, ma anche tende a far evolvere quella che è una domanda. Un teatro fatto di incontro, fatto di scambi, fatto anche di collaborazioni che vanno oltre l'aspetto strettamente rappresentativo, cioè un aspetto molto e fortemente improntato sulla didattica e quindi collaborazioni collaterali che permettono di far vivere una comunità. Io trovo che questa realtà sia una testimonianza di assoluto valore di quanto la Toscana è vivace sotto il profilo culturale e sociale. Sicuramente questa è, come si suol dire, un'eccellenza molto virtuosa anche per la relazione che ha con il territorio, con le compagnie residenti, il lavoro che viene fatto anche da parte dell'amministrazione comunale, quindi è un tratto identitario di una comunità. Noi sancascianesi siamo molto orgogliosi del nostro teatro, perché il Teatro Niccolini è un piccolo Niccolini di Firenze, ha un fascino tutto suo anche da un punto di vista architettonico e proprio come teatrino, come in tutti i sensi, cominciando dall'acustica, e quindi è un teatro che vive realmente tutti i giorni da sempre, da quando è stato ristrutturato negli anni 90 nel nostro paese. Ci vengono fatti i corsi di formazione, ci vengono fatte le prove per le varie compagnie residenti e non, quindi è un teatro che veramente vive. Quello è un centro di comunità vero, è uno spazio che i sancascianesi ritengono il centro della vita culturale del paese,
a circa, insieme alla stagione di prova, 200 giorni di fruizione da parte delle persone, e ha avuto nella stagione precedente un record di abbonamenti che è ben oltre la metà dei posti disponibili nel teatro. Come sempre, le novità, poi le dirà Fondazione e l'amministrazione comunale, sono dentro il segno della continuità e della sperimentazione. Quest'anno apriamo la stagione con il nostro Falstaff, secondo appuntamento shakespeariano della squadra Ugo Chiti Arcazzurra. Il primo è stato ormai tantissimi anni fa un Amleto, e adesso abbiamo questo straordinario Falstaff con Alessandro Benvenuti che fa il protagonista. La riscrittura è quella immaginifica di Ugo Chiti, che riesce a trovare novità e nuova linfa anche in una cosa quasi intoccabile come la drammaturgia di Shakespeare. Noi debutteremo con un lavoro a fine marzo che sarà una nuova tappa del percorso del progetto Persone, che è un progetto che riguarda l'arte e le abilità differenti. È un progetto che portiamo avanti da 23 anni e i nostri artisti sono diventati dei veri professionisti che lavorano in sinergia, diversamente abili e non. Quindi questo intreccio è quello che dà la forza allo spettacolo.